anche auguri oggi, Gabriele. San Gabriele. San Gabriele. Oggi siamo di nuovo qui nel negozio di Giuseppe che ci ospita con generosità. Grazie, è un piacere anche per me. Grazie, grazie. E vorrei capire che stai preparandoci adesso su quei meravigliosi capelli di Gabriella. Allora, prepariamo oggi un preparato di olio di ricino e olio di avocado. Te gusta, Maria? Molto, molto. Quali sono le porzioni? Allora, cioè, le porzioni, guarda, ti faccio vedere subito con la pipettina. Sono due pipette di olio di ricino. Sì. Un po' denso e un po' difficile da... Ok. Ecco, lo versiamo qui. Un attimo che ce la faremo. Ce la faremo sicuramente. Ce la faremo prima o poi. Eccoci qua. E poi abbiamo una pipettina invece di olio di avocado. Eccolo qua. Che somiglia molto al colore dell'olio d'oliva. Sì, bene. E dopo ti spiegherò per cosa, Arianna, ok? Ok, allora, adesso tu... Io continuo, sì, ovviamente sì, e tu farai qualcosa pure. E io farò qualcos'altro. Okay. Quindi vai Giuseppe e sì. Poi ci vediamo nella mia postazione per preparare una nuova ricetta. Eccoci qui, prontissime, prontissima. Allora, oggi prepareremo l'insalata colorata, quindi un contorno molto semplice da fare, ma tanto tanto salutare. Che cosa ci serve per questa nuova ricetta? Cetriolo, carote, finocchi, barbabietole, avogado, mela e poi abbiamo maggiorana, pinoli, e olio di oliva extravergine, tutto quanto basta. Quindi che cosa facciamo? Prepariamo la nuova video ricetta. Insalata colorata. Hai visto Giuseppe? Avete che visto Giuseppe Gabriele? Bello, bello, bello. Che vi ho preparato. Okay. L'aspetto sembra invitante. Allora assaggialo così subito. Vai Gabriella, assaggia anche tu. Va bene, assaggio pure io che mi piace. Naturalmente da prendere anche l'avocado, eh. Beh, sì. Buonissima. Fresca. Sì. Per l'estate. Complimenti. Stai giocando un po'? Continuiamo, mangiamo dopo così. Ok,
E tu invece, Giuseppe, che c'hai, che ci Allora, fai vedere? vi faccio vedere finalmente, guardate che lucentezza assoluta. E morbidezza. Sui capelli, veramente l'avocado Bellissimi. ha tante tante proprietà antiossidanti e nutrienti soprattutto, mentre l'olio di ricino è un emolliente, antinfiammatorio e rinforzante per cute e capelli in questo periodo di caduta. E questo è il mio Invece. risultato. Bravo Giuseppe, stupendo! A Grazie, grazie parte i capelli Arianna. bellissimi che naturalmente tu Sì, curi, sono devi in mezzo cambiare alle belle donne. capelli. La bruna e la bionda, no? Comunque, complimenti. È molto, molto, molto bello. E bravo il nostro Giuseppe. Allora, ci lasciamo naturalmente promettendoci di vederci Al al prossimo prossimo appuntamento. appuntamento. E vi lasciamo con una frase che dice: Sii felice. nessuna azione te lo può impedire. Ciao, Ciao a alla tutti! prossima!